Cos'è questo rumore? Voilà. Ma chi ha questa serratura? Che sta facendo? Funziona! Oh, finalmente! Rimarrai chiusa! Per sempre! Vattene! No. Che ci fai qua? No, vattene! No, no, no. Io sono Dominique. E che siamo, Nadine? Che siamo Dominique? Siamo insieme! Enesima, sedesima! Ma che ballo è questo? Un'estate perfetta. Eric, hai finito? Eh sì, penserete che sono vestito male. Beh, che insomma, sono vestito antiquato. Beh, come dire, sembra un pigiama. Ma c'è un motivo. Questo abbigliamento qui è l'abbigliamento del perfetto vicino cattivo. Oh mio Dio, pensi? So che questo abbigliamento lo conoscete, che vi ricorda qualcosa. Io, oggi, Eric, sono il vicino cattivo di Hello Neighbor. Già, e questa cosa è abbastanza inquietante. Ricordate Hello Neighbor, no? Il gioco che abbiamo fatto un po' di giorni fa alle 3 di notte, quel gioco abbastanza spaventoso, dove chi gioca è un bambino che un bel giorno scopre di avere un vicino di casa molto strano che nasconde un segreto molto brutto. Il bambino comincia a investigare, non si fa i fatti suoi, non si capisce perché, ma il vicino, essendo molto cattivo, lo caccia sempre via in modi abbastanza brutti. Sì! E io sono il vicino cattivo. Ciao ragazzi! Dominique, ma tu che ci fai in casa mia? Via! No, 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 aspetta! Via, via, via! Non abbiamo ancora iniziato. Eh sì, avete capito bene. Noi oggi siamo qui. Lui è vestito in questo modo strambo perché oggi faremo qualcosa che vi piace tantissimo e che a noi diverte da morire, ovvero giocare in un gioco in real life, nella vita reale. Oggi giocheremo a Hello Neighbor nella vita reale. Abbiamo capito, lui è entrato già fin troppo nel personaggio. Io sono il vicino cattivo e ho un segreto, un brutto segreto che ho nascosto qui dentro a casa mia. E non vorrei che mai nessuno al mondo scoprisse il mio segreto. Ma davvero? Ma brutto quanto? Ti caccio via! Brutto. E io caccerò via chiunque in malo modo tenti di avvicinarsi a quel mio segreto. L'avete sentito, no? Lui ha un segreto. E io sono la bambina. La bambina che non vuole farsi i fatti suoi e vuole assolutamente scoprire il segreto che nasconde il vicino in casa sua. E quindi lo scoprirò. Giammai! Anzi, vai via! Fuori! Fuori da questa casa! Via! E voi ragazzi lasciate già un bellissimo like qui sotto a questo video se volete vedere altri giochi nella vita reale. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessuna novità. E adesso iniziamo! Ragazzi, io sono fuori. Sono fuori casa del nostro vicino in questo momento, sono nel suo giardino. Ed il gioco è iniziato. Dobbiamo fare molta molta attenzione però, perché lui non vuole assolutamente che entriamo in casa sua, né tantomeno che stiamo nel suo giardino. Ma in qualche modo dobbiamo iniziare a investigare, facendo molta molta attenzione. Proveremo guardandolo dalle finestre. Proviamo a spiarlo per cercare di capire cosa fa e dove si trova in questo momento. Voi avete visto poco fa? Avete visto cosa abbiamo visto dalla finestra, no? E ovviamente questo significa che lì dentro, in quella porta, ha chiuso qualcosa. Qualcosa che vuole tenere nascosto, è segreto. Ed è proprio quello che noi dobbiamo scoprire. Dobbiamo cercare di capire dove si trova la chiave di quella porta per aprirla. Oppure trovare un altro modo per scassinarla. Quindi andiamo. Silenzio. Bene ragazzi, le finestre sembrano quasi tutte aperte. Proviamo ad avvicinarci. Vedete qualcosa? Eccolo, eccolo, eccolo! È lì, è in cucina in questo momento. Che sta facendo? Si è messo le cuffie. Le cuffie per ascoltare la musica. E sta anche cantando. Ma lo sentite? Che sta facendo? È andato di là, è andato da quella parte. Che dite? Proviamo ad entrare? Ok, andiamo. Qui è aperta. Facciamo molta, molta attenzione. Le finestre e le porte di questa casa sono quasi tutte aperte, come nel gioco d'altronde, anche se non si capisce il motivo. Ma meglio per noi. Eccolo, eccolo. Mamma mia, se mi scopre qua dentro mi caccia via malissimo. Bene ragazzi,
Siamo in casa sua. Adesso dobbiamo trovare la chiave o qualcosa per scassinare quella porta o qualche altro indizio, qualunque cosa che possa stranirci. Sicuramente ci sarà qualcosa, qualche oggetto, qualcosa. Dobbiamo controllare ovunque. Ma facciamo molta attenzione. Se sentiamo avvicinarsi il vicino, scappiamo subito. Per fortuna anche da qui è aperto. Nel lavello non sembra esserci nulla. Nel forno nemmeno. Nel gas nemmeno. Dove può aver nascosto cose? Sta cantando, lo sentite? Lui sta cantando tranquillo. È lì, è lì. Continuiamo a cercare. Guardiamo nel frigo, forse. Non mi pare ci sia niente di strano, soltanto cibo. Chiudiamo. Ragazzi, piano. Qui, diamo un'occhiata. Oh mio Dio, sentite il rumore? Facciamo attenzione. È ancora lì dentro, vero? Sembra di sì. Vedo delle ombre muoversi là dietro. Diamo un'occhiata qui. Cuscini. No, non c'è niente. Di qui? Nemmeno, nemmeno. Non sembra esserci nulla. Forse da ghiaccio. Mio Dio, ma di che parla? Ragazzi, che ci fa questa sotto un cuscino? Una lampada. Una lampada molto grossa. Strana. Ed è anche pesante. Chissà cosa serve questa. Chissà cosa deve illuminare una lampada così grossa. Ma chi c'è qua? Ehi! Devi andartene via! Ok ragazzi, sono fuori dopo che mi ha cacciato. E però ho questa. Ho la lampada che ho trovato. C'è parecchio vento qui fuori oggi. Cerchiamo di ripararci. Questa non ho idea a che cosa possa servire, ma la portiamo con noi ovviamente. E avviciniamoci di nuovo alla casa per scoprire qualcos'altro. Adesso il nostro vicino dove sarà? Qui non lo vedo. Non mi sembra, vero? Non c'è. Guardiamo altrove. Qui la finestra è oscurata. È la finestra del bagno. Qui forse. Vediamo. Non vedo nulla. Non mi sembra essere nemmeno qui. Dove è andato? Niente ragazzi, non lo trovo. Da questo lato della casa non lo vedo. Oddio. Ragazzi, guardate qui. Tutte queste finestre sono tutte aperte. O perlomeno hanno le serrande aperte. E si può intravedere cosa c'è dentro. E invece questa? Questa è chiusa. Sigillata. Non posso nemmeno sbirciare. Non posso vedere nulla. Se è chiusa in questo modo c'è un motivo sicuro. E sapete cosa penso? Che questa qui, questa stanza chiusa, corrisponde proprio alla stanza che lui ha chiuso a chiave. E questo vuol dire soltanto che lì dentro il segreto è per forza qui dentro. La cosa che nasconde a tutti i costi. Ed è la cosa che noi dobbiamo scoprire. Vediamo dall'altro lato della casa. Facciamo piano. È lì ragazzi, guardate. Sta piangendo. È disperato. Piange come un disperato. Sembra anche arrabbiato però. Dove va? Se ne va! Avete visto ragazzi? Piangeva, disperato. Poco fa era contento e ballava. Perché? È qui! Via, via, via! Proviamo a entrare dall'altro lato. Dobbiamo assolutamente entrare e andare in quella stanza. Dov'è una porta aperta? Questa, qui è aperto. Ok ragazzi, siamo di nuovo in casa. Che ansia. Facciamo piano. Questa è la poltrona dove era seduto poco fa. Guardiamoci attorno. Qui c'è qualcosa? Lo sentite? Sta facendo ginnastica. Oh mio Dio. Bene, bene, impegnato. Controlliamo questa stanza noi. Deve esserci qualcosa da qualche parte. Ne sono sicura. Deve esserci per forza qualcosa. Controlliamo. No, 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 no. Dove può essere qualcosa? Dove può essere? Non trovo niente di strano. Ci sono tanti oggettini, ma niente di strano. Oh mio Dio, l'avete visto? Dallo specchio si intravede la stanza. La stanza in fondo al corridoio ed è proprio lì, lo sentite, vero? Secondo me questo è pazzo. Qui dentro non trovo nulla. Proviamo ad andare. Facciamo piano. No, 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 no. Ho paura. Sì, ragazzi, è ufficialmente pazzo. Coraggio, dobbiamo andare. Dobbiamo per forza avvicinarci lì. Rumore. È uscito in giardino, ragazzi, è uscito in giardino. Perfetto. Controlliamo qui. Qui, facciamo in fretta, ragazzi, facciamo in fretta. Vedete nulla? Nulla di strano. Cosa può esserci? A terra, magari? No.
Una ciabatta, non penso. Oh, cavolo, questo sì che è strano. Un martello. Un martello appeso in un armadio? Questo qui non sembra essere normale. E poi un martello è sempre utile per scassinare, per aprire cose che sono chiuse. Questo mi servirà, perfetto. Oh mio Dio, mio Dio. Che rumore. Oh cavolo, dov'è? Cos'è questo rumore? Cos'era? Ricacciato. Non è per niente gentile e nemmeno ospitale, direi. Però ho il martello. Secondo me questo è davvero utile. Andiamo. Dove si troverà adesso? Oh cavolo, eccolo. Oh mio Dio, è in giardino stavolta. Cavolo, cavolo, non facciamoci vedere. Che sta facendo? Gattino. Cosa sta combinando? Gattino. Parla col gatto. Insegue i gatti. Ah. Si sta allontanando. Ok, ha girato l'angolo. Entriamo. Entriamo in casa sua, veloci. Che ragazzi, rieccoci qua. Lui non penso sia in casa. Dovrebbe essere dall'altra parte del giardino. Noi abbiamo trovato una lampada e un martello. La lampada potrebbe servirmi quando si fa buio. Mentre questo... Avete visto? È passato là dietro. Oh mio Dio. Dicevo, questo potrebbe servirmi già da adesso. Quindi facciamo in fretta. E distruggiamo tutto quello che si può distruggere con un martello. Oddio. No. Magari forse non proprio tutto. Però insomma... Distruggiamo tutto quello che sembra sospettoso. Vediamo cosa può esserci. Non ho idea. Qualche vaso forse. Possiamo distruggerlo. Però perché distruggerlo? Se in realtà si apre. No, non mi sembra il caso. Non penso sia questo un salvadanaio. Nah, ci sono soltanto dei soldini e una pallina. Non mi sembra niente di sospettoso. La vetrinetta. No, aspetta un attimo. Perché distruggerla se c'è la chiave appesa? E poi si vede, non nasconde i segreti. No, non ho idea, ragazzi. Vediamo qui fuori. Forse è in giardino il segreto. Questa porta. Oh, cavolo. È chiusa. Ragazzi, questa porta è chiusa. Questa porta qui è chiusa a chiave. E noi abbiamo un martello. Scassiniamola. Ok, perfetto. Potremmo scassinarla. Penso si faccia così. Tiriamo. Non ho mai scassinato una porta, ma c'è sempre la prima volta per tutto. Dai, ma non penso, non sembra far nulla. Non ci riesco. Come si fa a farla aprire? Che ci fai là? Che ti importa della mia porta? Ok ragazzi, è ufficiale. Il nostro vicino è pazzo e il più sgorbutico che abbia mai conosciuto. Sono di nuovo qui, in giardino. Col mio martello. Prendiamolo e andiamo. Dov'è adesso? Voi vedete nulla? Di là non c'è, di là nemmeno. Forse dentro? Non lo vedo. Approfittiamone, entriamo veloce. Ok ragazzi, sbrighiamoci. Dobbiamo assolutamente trovare a cosa serve questo martello. Era lì, servirà per forza qualcosa. Magari l'ha usato lui qualche attimo prima. Ma cosa? È quella! Quella lì non l'abbiamo controllata. Un buco nel muro, chiuso con una porta di ferro. Apriamo. È durissimo, ragazzi. Non riesco ad aprirlo. Proviamo con il martello. Ok, si è aperto. Oddio, la chiave! C'è la chiave! L'abbiamo trovata, è la chiave! Una chiave nascosta lì dentro è sicuramente la chiave di quella porta. Veloce ragazzi, facciamo in fretta! La porta, dov'è la porta? È lì, facciamo in fretta ragazzi! È lei per forza! Come si... Io non volevo, ho
Ho dovuto farlo. Ho dovuto, è stata una necessità. Me ne pento ogni giorno. Ho chiuso la mia vita. Oh cavolo, mi dispiace. Mi dispiace che tu sia così triste, però io devo sapere che cosa hai fatto. Qui dentro c'è il tuo segreto, devi dircelo. Non l'ho fatto apposta, è stato un incidente. Qualunque cosa sia, adesso la sapremo. Devi perdonarmi, io non l'ho fatto apposta. Che c'è scritto? Ho mangiato l'ultima fetta di torta che era in frigo. Ma cioè la torta quella al cioccolato, quella che era nel frigo, quella che ho comprato io e avevo conservato la torta per mandarmela dopo cena oggi, quella? Lei, ma io non l'ho fatta apposta. Ma Eric! È colpa della mia torta! È colpa della mia pancia! Vita propria, Dominique! Tu non puoi capirmi, puoi! La tua pancia ha vita propria! Sì, attenta! Potrebbe mangiare anche te! Che cosa? Non avresti dovuto farlo, Eric. Non avresti dovuto nascondermi un segreto così grave. Ora me la ricompri! Ok, hai provato a tenermi lontano dai tuoi segreti. È difficile. Ma come vedi, noi donne scopriamo sempre tutto. Troppo difficile. E comunque, voi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. E fateci sapere se volete altri giochi nella vita reale. Scriveteci quali. O se volete rivedere Eric nei panni del vicino cattivo. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram, insieme.official. E oggi ci salutiamo. Bunny, Gaga Super, Dragoncina, Anane Barami e Nicole Palumbo. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, sono belli, belli, bellissimi. Ci vediamo troppo bene, ci vediamo domani con un bellissimo video. Ciao. D'insieme, d'insieme, d'insieme.